a tutti ragazzi, bentornati in un nuovissimo video, una nuova serie e cominciamo subito. Allora, come vi avevo detto tempo fa, ogni tanto guardo là perché ho lo schermo là e sto registrando col telefono lì sotto, come vedete. Mi avevo detto in un video che portavo The Forest. Sono riuscito a installarlo, tutto perfettamente funzionante, provato, fantastico, e ora iniziamo la nostra avventura su The Forest. Quindi andiamo con New Game, mondo normale, quindi né troppo difficile né troppo facile. Siamo in aereo e questo è il nostro figlioccio Timmy che stiamo portando a fare un viaggio alle Maldive. Siamo sulla business class con la solita sbobba che ti danno in aereo. Quindi c'è un libro. Per Timmy. Ah, manuale super. Cominciamo bene, quindi. Ecco. Leggera turbolenza, nessun problema, non preoccupatevi, andrà tutto bene. Volo continuerà regolare. Che succede? Salto. Una leggera turbolenza, eh? Tanto vediamo che uccide qua e qua, visto che è andato tutto. Quindi sono alberi. No, buono. Lascialo giù. Lascialo giù. Si sono inciullati il nostro figlio. Siamo ovviamente sporchi di sangue perché siamo precipitati da un aereo, ma siamo sopravvissuti. Allora, abbiamo fame, quindi mangiamo. Ovviamente abbiamo anche poca vita perché c'è. Si sono accese le luci? Allora, adesso però il cibo dell'aereo è buono, eh. Prima l'abbiamo lasciato lì, no? Tutto perfetto, qua un po' di medicina, un po' di roba, qua nient'altro, buono, a posto. Salve, prendo l'accido dal suo corpo che credo che lei non se ne faccia niente. Allora, dobbiamo. A quanto ho letto ci sono degli indigeni che non ci vogliono tanto tra i piedi, quindi cercheranno sempre di cacciarci via e di farci fuori. C'è Bambi? C'è Bambi! Che dolce che sei! Apriamo le valigie. Prendi la pallina, Fuffi. Ok, la nostra avventura è cominciata, quindi ci prendiamo tutto. Quello che riusciamo a prendere senza calciare via le valigie possibilmente. Aspetta, torna qua, torna qua, torna qui, non voglio farti del ma male. Cosa essere questo? E sta giù. Cosa ho trovato, raga? Raga, è una voragine gigantesca. Prova degli UFO. Ora abbiamo la certezza. Ciao! Torna qua, non scappare. Allora facciamo così, visto che non voglio passare la notte fuori, non voglio avere incontri ravvicinati, dobbiamo trovare una buona zona. Raga, era un Mac questo. Ah no, pensavo di aver visto un PC. Andiamo subito in cerca di un posto vicino, magari a una spiaggia, quanto ho visto. Aspettate, apriamo valigetta, una scorta di medicine. Abbiamo trovato un Rolex, interessante. Valigie sono già a posto.
Qua c'è un'altra valigia da aprire. Non vuole farci aprire, eh? Ok. Raga, sono circondato da dei bambi selvatici. Sta già venendo notte, capi? Allora, a quanto ho letto in giro, ok, pensavo fosse qualcuno. In teoria, stando vicino, cioè sulla spiaggia non dovrebbe arrivare nessuno, in teoria. Salsa di soia. Raga, ci sono le bottigliette di soia. Mica lancio che c'ha questo. Non è che se vado lì a fondo. Raga, c'era. Avete visto? C'erano delle valigie, sono. Dei pacchi sono spariti. Magari era pieno di pacchi poi. No, raga, c'erano dei pacchi qua. Ah, è la scheda Nvidia che avevo ordinato da Amazon, questa qua. C'è altro che posso. Che ho. No. Non credo. Questi li diciamo. Ma ciao tartarughina. Ma ciao. Scusami tanto, ma mi serve troppo razza, non si sa mai. E anche un po' di carne. Ovviamente. Quella serve sempre, non si sa mai. Stasera cosa mangiamo, se no? Cos'è quella co. Cos'è quella? No, raga. No. No, non ci hanno già trovati. No, non ci hanno già trovati, cavoli. Ah, stai lì, sta buona. Sta buona, stai lì. Io giro al largo. No. Raga, come ha fatto a fare il giro? Ah, va via. Raga, ha fatto il giro più. Come ha fatto a fare il giro più in fretta di me? Sto rapidissimo. No, vado a retro. Ho un'accetta e non ho paura di usarla. Sì, fuggi. Fuggi. Fuggo anch'io, però. Cos'è sta roba? Oddio. Uno squalo, che schifo. Zio, qui ho una vista. Funghi. Mi piacevano molto i funghetti qua, sti qua, eh. Che infarto che ho fatto! Che volete? Eccoci qua, abbiamo deciso che
ci stabiliamo qua e nel frattempo abbiamo avuto visite non di indigeni ma del mio amico Petruzzi. Io sono un indigeno. Sì. Shift un po' in qua che così la si veda. Ok, stiamo preparando, ci prepariamo un rifugio d'emergenza per la notte. Raccolto fino adesso? Ho raccolto una pietra. Johnny, prendi la pietra! Ho beccato l'albero. No, Dodi l'hai ucciso, era in fondo Johnny. Johnny, no! Comunque, ho deciso di stabilirmi qua perché mi sembra un buon posto, Quindi i tranquillo. bastoncini? Sì, prendiamo i legnetti. Sei sempre a secco, se no dopo. Ok, non posso più prendere legnetti. Comunque, facciamo così, prima di morire, che già tanto per cominciare stiamo morendo, ma ci fissiamo alla nostra casa vicino al platano picchiatore perché, non so, abbiamo una bella vista, abbiamo visto oceano, quindi questo lo fissiamo, facciamo qua. Non dovrebbe sparire al di sotto a pelo, cioè a pelo sta con. Aspetta che non cada di sotto. Sarebbe un file epico. Volo giù dal dirupo. Ok. Facciamo l'ingresso di casa nostra, facciamo bello grandino, no? Tipo, no, troppo. Tanto poi faremo le aggiunte comunque. Potremmo fare. Allora, diciamo che per questo primo episodio è finito. Intanto abbiamo messo a cucinare. Aspetta, vado al fuoco che sono sicuro. Ah, posso mangiare. Fintastico. Cos'è che ci mangiamo? Un pezzo di. Non so cosa fosse, non mi ricordo più cosa ho cacciato. Ah, forse gli uccelli ho mangiato. Attizziamo il fuoco! Certo, La sta cucinando. lucertola non brucia però, è ignifuga. La lucertola è ignifuga. Magari non è soprattutto. Ah, posso mangiare la lucertola, fantastico. Bene, abbiamo come ultimo progetto che ci serve per adesso, poi andremo sicuramente a spostare, è questo qui che è il water collector, che ci serve per raccogliere l'acqua. Pluvana, ci serve uno stickettone, no? Niente sticketti? Va bene. Finiremo il water collector, raccoglitore d'acqua, nel prossimo episodio. Quindi vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare dei like se questo episodio vi è piaciuto. C'è un mattoncino lì. Qui prendiamo le erbette, quindi niente, vi saluto. Ricordate di fare dei lanci lunghi nella vita.